Allora, in effetti c'è un'età ideale per prendere un cucciolo e portarlo a casa con sé. Indicativamente questo momento, questa soglia, è quella dei 60 giorni. Perché a 60 giorni? Perché quello che abbiamo visto è che in effetti nei primi 2 mesi di vita di un cucciolo la mamma è in grado di fornirgli tutta una serie di stimoli e competenze che gli permetteranno in effetti già di avere un buon bagaglio per affrontare quello che sarà il mondo un domani, quando sarà distaccato dalla mamma ovviamente. E che cosa può succedere? Che nei primi 2 mesi di vita la mamma gli insegnerà per esempio come controllare il morso, come comportarsi con lei, con il resto della cucciolata. Poi però non sarà sufficiente quello che la mamma insegnerà al nostro cucciolo, sarà anche fondamentale che arrivino altre informazioni, e ad esempio queste informazioni devono riguardare la socializzazione nei confronti dell'essere umano, così come anche la socializzazione nei confronti degli ambienti. L'ideale sarebbe proprio in questa fase, tra i 58 e i 62 giorni di età, riuscire a portare il cucciolo a casa e qui dargli la possibilità di iniziare una convivenza con una famiglia che da subito inizierà a riproporgli alcune regole e nello stesso tempo inizierà a esporlo a nuovi stimoli. Tra 60 e 90 giorni di età si ha un forte sviluppo comportamentale. Questo vuol dire che è qui che si gettano le basi per un buon equilibrio comportamentale del nostro cane. Ovviamente questo è anche un periodo delicato per via dei vaccini. Il consiglio è quindi da subito di iniziare a portarlo a passeggio, indipendentemente dal fatto che abbia completato o meno già il piano vaccinale, che di solito si completa tra il 3° e il 4° mese di età, facendo bene attenzione a che cosa? A non metterlo a contatto con, per esempio, animali randagi, vaganti di cui non si sa nulla, però nello stesso tempo di iniziare a esporlo, per esempio, all'incontro con altri cani molto equilibrati e socievoli che gli insegneranno anche a comportarsi. E nello stesso tempo dovremo però evitare quelle aree un po' a rischio, come le aree cani o le aree verdi, dove difficilmente noi proprietari riusciremo a individuare eventuali deiezioni di altri animali dalle quali noi andremo a spostare il nostro cucciolo, onde evitare che ci metta il muso. Ma una semplice passeggiata su un marciapiede, ad esempio, può essere più facile da mettere in atto, con tutte le accortezze che ci permetteranno di preservare il cucciolo da quelle che possono essere delle malattie infettive. Ovviamente sempre rimanendo molto attenti a quello che fa il cucciolo durante la passeggiata e non passando il tempo al telefonino. Qui di lato vi lascio altri 2 video dove rispondo ad altre vostre domande. Vi ricordo che per farmi nuove domande basta iscriversi al sito www.bowboys.tv e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo clip. Ciao Bowboys!